Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi... simpatia al tuo servizio. All'esterno ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano, a Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Puntualissimi anche oggi, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, è mercoledì 15 maggio, la nostra edicola digitale, i fatti più importanti della giornata che sono tanti, dalla cronaca alla politica, ai temi della sanità, ma soprattutto la tragedia, il terribile incidente avvenuto nella vallata dello Stilaro ieri, notizie che avete potuto leggere sul nostro portale, muore un giovane di 24 anni in un incidente stradale, tra poco l'approfondimento di questa triste
notizia che appare sul nostro sito www.telemia.it. Nel frattempo, prime pagine, ad iniziare subito dal Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Vedete Reggio fra proteste e tensioni. Sede dell'ASPE assediata dai lavoratori delle strutture psichiatriche. Rischiano il licenziamento 50 dipendenti. Oggi sit-in davanti alla prefettura, domani ci sarà anche un vertice. Intascavano le pensioni dei morti, è successo nella Locride, maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza, 15 segnalate alla Procura, alla Corte dei Conti, gli atti su 19 presunti complici, tra cui impiegati comunali e medici. Questa maxi truffa è stata scoperta dunque ieri nella Locride dalla Guardia di Finanza, vedete la foto. Per quanto riguarda le altre news, sempre nel taglio alto, titoli sottotestata, la Regione a scura restituisca l'ultimo stipendio ricevuto. Vedete qui l'ex commissario Massimo Scura. Proseguiamo questa sera, serata importante per la Regina, al Massimino il secondo turno dei playoff per gli Amaranto di Roberto Cevoli. Regina senza paura a Catania per vincere, del resto è l'unico risultato che serve agli Amaranto per superare il turno su un campo difficilissimo in terra siciliana. Andiamo subito ad occuparci di spalla con gli occhielli di Reggio e Provincia. Dalla Piana, Gioia Tauro, processo ai clan Piromalli e Molè, nuovi verbali del pentito Trunfio. E ancora il delitto di Roma, omicidio Femia, condanne cancellate a Pizzata e Sestito. Vedete, domina la giudiziaria. Massimiliano Sestito e Francesco Pizzata assolti dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione. A Pazzano, lo dicevamo in apertura, auto in un dirupo, giovane di 24 anni morta sul colpo. Maria Giovanna Scrivo di Stivo stava rincasando dopo aver comprato alcune medicine, non ce l'ha fatta in questo terribile impatto. Dunque questa giovane che è morta sul colpo, si chiama dunque Maria Giovanna Scrivo ed era di Stivo. Parliamo adesso subito di altre notizie attraverso il quotidiano del Sud, i temi della sanità a dominare. Vedete, l'ASP non paga, stop raccolta di sangue. Intanto la Giunta regionale formalizza il ricorso contro il decreto speciale. La Fidas vanta crediti per 125.000 euro e mancano anche i soldi per la benzina. Nomina manager sulle nuove norme, scontro in queste ore tra Lega e Movimento 5 Stelle. In 52 arrivano a Cropani con un veliero, ancora sbarchi della speranza in Calabria in queste ultime ore. Scafisti individuati grazie alle foto scattate dai migranti con il cellulare. Vedete il momento dello sbarco avvenuto ieri a Cropani. E poi c'è il caso ma Morra a tenere banco, corre il rischio della sfiducia Nicola Morra, eccolo in questa foto. Il diario della memoria che scopriremo all'interno, l'architetto Rancilio rapito nel Milanese e ucciso in Aspromonte. E poi l'ASPI non paga, ennesima protesta. Andiamo subito a Reggio, una storia infinita e tanti silenzi, il sindacato al fianco dei lavoratori. Si tiene dei dipendenti delle strutture psichiatriche senza stipendio ormai da dicembre. Ancora agricoltura e Coldiretti, l'etichetta nuoce alle eccellenze. E poi a Stilo, lo dicevamo, ragazza precipita con l'auto nel dirupo e muore sul corpo. Se ne occupa anche Gazzetta del Sud e anche il quotidiano del Sud, è notizia senza dubbio del giorno. 'Ndrangheta, confisca annullata ad Alvaro per 4 anni di Caffè de Paris e altri 101 beni. A Locri intascavano le pensioni di persone decedute, truffa all'INPS da mezzo milione di euro, l'approfondimento tra poco a pagina 9. Come al solito l'altra voce dell'Italia, l'inserto all'interno del quotidiano, questa è l'apertura, fermiamo il colpo di Stato, la nuova questione democratica italiana, la lettera, l'autonomia pretesa dalle regioni del nord, contrabbanda in gran segreto, una secessione chiara e netta, si va allegramente verso la versione quando una commissione di amici può cambiare la Costituzione. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud e ci occupiamo subito di Telemia. Stilo, muore giovane 24enne in un incidente stradale. Andiamo a dare subito un'occhiata a questa tristissima notizia. Vedete la foto della giovane 24enne. Un incidente stradale è avvenuto a Pazzano nella strada che collega con il comune di Stilo. La giovane 24enne che ha perso la vita è Maria Giovanna Scrivo, residente a Stilo. La ragazza era alla guida della sua vettura quando per causa ancora da
da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere, comunque contro il guardarail, precipitando per circa 10 metri nel dirupo sottostante. La giovane è rimasta schiacciata dallo stesso veicolo che si è ribaltato sul posto. Le ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. Vedete la notizia con tanto di foto, è stata battuta in tempo reale dal nostro editore Giuseppe Mazzaferro, che ha riportato anche le foto che vedete in successione sul nostro portale, sul nostro sito www.telemia.it. Ritorniamo a quelle che sono le notizie anche dell'ultima ora sul nostro portale. Andiamo ad occuparci di Gerace: occupavano abusivamente alloggi popolari, ci sono 33 denunciati. 'Ndrangheta estradato dalla Spagna Rosario Grasso, capocosca dell''Ndrina Cacciola Grasso. E poi Locride, vedete l'operazione Vita Eterna, truffa all'INPS, denunciate 15 persone, segnalate 19 pubblici ufficiali alla Corte dei Conti. Platì, comune investe sul recupero dei beni confiscati, i temi del territorio, qui il centro spromontano di Platì in foto. E poi la Bovalino Bagnara, la trasversale diventi una priorità per la politica, vedete c'è la presa di posizione. Poi la tragedia sfiorata anche sulla 2 Salerno Reggio Calabria, Bisarca carica di autoveicoli prende fuoco all'altezza di Palmi, si sono vissuti attimi di grande paura. Andiamo subito alla contro copertina, campo sportivo di Gioiosa Ionica, c'è una buona notizia, sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli spogliatoi, è probabile che per la prossima stagione il Gioiosa torni a giocare nel suo stadio, sono iniziati dunque i lavori di realizzazione della riqualificazione degli spogliatoi, dunque questa è una buona notizia per quanto riguarda la città di Gioiosa. Abbiamo detto della tragedia sfiorata sulla 2, del terribile impatto avvenuto sulla strada tra Stile e Pazzano. A Reggio Calabria invece si insedia il neoprefetto Mariani, che è stato salutato anche dal sindaco della città metropolitana Giuseppe Falco Matà, tutto questo nella giornata di ieri. Revocata in appello invece la sorveglianza speciale a giovane di Marropati, non ci sono altre notizie importanti. L'ultima battuta, domenica 19 maggio si riapre la chiesa matrice invece a Benestare, una giornata importantissima nella cittadina ionica. E noi proseguiamo per quanto riguarda le altre notizie. A Siderno arriva la Madonna di Fatima, arriverà nel borgo antico di Siderno Superiore dal 24 al 26 maggio la statua della Madonna di Fatima, una tre giorni organizzata dall'arcipretura sidernese. Noi proseguiamo con le altre notizie, abbiamo detto del campo sportivo di Gioiosa Ionica, ha sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli spogliatoi. Lasciamo il portale www.telemia.it che terremo d'occhio da qui alla fine per qualche notizia dell'ultima ora. Iniziamo subito la prima parte della nostra rassegna stampa, lo facciamo con il quotidiano del Sud per quanto riguarda i fatti più importanti, dopo aver dato un'occhiata alla prima pagina con i temi della sanità. Andiamo subito all'interno perché ci occupiamo di quelle che sono le notizie che riguardano la sanità. La pagina numero 4 è di Guido Scarpino, questa news: l'ASPI non paga e la FIDAS ferma la raccolta del sangue. Due auto emoteche e 8.000 volontari. Crediti per 125.000 euro, mancano pure i soldi per la benzina, eppure il sangue viene anche esportato in altre regioni. Della vicenda interessato il commissario Cotticelli, vedete qui il presidente della FIDAS Carlo Cassano. E poi la polemica, i calabresi devono sapere che succede, Viscomi replica a Granato, vedete in questa foto Antonio Viscomi, il deputato del Partito Democratico Calabrese. L'emendamento di Sapia contro il blocco delle assunzioni, deroghe su emergenze, urgenze e stabilizzazioni dei precari, qui il deputato 5 Stelle in foto. Sanità ancora, pagina numero 5, Oliverio, l'intesa sui direttori non mi interessa, la Camera contesta il decreto mentre la Giunta avvia il ricorso alla Corte. Non vediamo i quotidiani sul nostro portale, cerchiamo di sistemare il tutto riaggiornando la nostra edicola digitale, il nostro PC con problemi
problema sicuramente che riguarda la connessione, stiamo cercando di risolvere il tutto in diretta. Un attimo di pazienza, dicevamo, stavamo parlando dei temi che riguardano la sanità con l'intesa sui direttori. Non mi interessa, dice Mario Oliverio, governatore calabrese, che tra l'altro appare in questa foto. Poi tiene banco anche il caso scontro sulle nuove regole per nominare i manager e sanitari. Di Maio avverte la Lega che è tiepida soprattutto sull'emendamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare dunque i giornali sul vostro schermo per quanto riguarda soprattutto i temi che riporta a quest'oggi il Quotidiano del Sud. Ci sono notizie che riguardano anche i migranti, con l'esodo che continua nella nostra regione. A Cropani c'è stato ieri un nuovo sbarco, sono giunti in 52 con un veicolo. E poi c'è la sentenza, la Corte dell'Unione Europea no ai rimpatri se i rifugiati rischiano la vita. Diamo un attimo la linea alla regia, brevissimo sketch commerciale per ripristinare i giornali sul vostro video, poi torneremo in diretta con quelli che sono i fatti della giornata. Ciccio Diano, calzature dal 1951. I tempi brevissimi, risolto il problema, ritorniamo sui quotidiani calabresi subito, la pagina numero 7, riprendiamo dal Quotidiano del Sud. 'Ndrangheta, dopo 10 anni annullata confisca di 102 beni a Vincenzo Alvaro, restituito il Caffè de Paris, ma è dismesso dopo che la Cassazione aveva rinviato la decisione alla Corte d'Appello. Vedete in questa foto un'immagine del Caffè de Paris e in alto accanto al titolo l'avvocato Fabrizio Gallo. Andiamo ad occuparci di quelle che sono le altre notizie sempre all'interno del Quotidiano del Sud in questa nostra prima parte, le pagine regionali calabri. Il caso Morra ora corre rischio sfiducia, Nicola Morra, mentre i vertici di Forza Italia chiedono l'intervento del CSM e di Mattarella. Due componenti dell'antimafia di Lega e PD stigmatizzano il senatore, vedete Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle. Proseguiamo a fianco, Pollino, gole del Raganello questa estate chiuse per la messa in sicurezza, il progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente per 1,5 milioni. Poi i temi dell'ambiente, tutela del suolo, ci sono nuove regole, l'obiettivo è dare risposte qualitative ai territori, ribadita la sinergia fra l'ANCI e la Regione Calabria sul dissesto idrogeologico, i temi che riguardano il sindacato, la CISL, una strategia contro le morti sul lavoro, il triste primato delle morti bianche sul lavoro registrate in Calabria non può passare inosservato, lo dicono i vertici della CISL. Proseguiamo adesso, pagina numero 9, ci occupiamo di cronaca, la notizia sicuramente tra le più importanti all'interno, il sistema per truffare l'INPS, intascavano le pensioni di persone decedute, 15 persone scoperte, lo scrive Francesco Sorgiovanni in questo ampio servizio, il danno è di circa 500.000 di euro, truffatori erano parenti o cointestatari, in un solo anno prelevati 100.000 euro da un conto, vedete gli agenti della Guardia di Finanza in questa foto. Invece da Stilo l'auto sbanda e precipita nel dirupo, perde la vita una giovane di 24 anni, l'incidente avvenuto sulla strada provinciale 9, volo di 10 metri per la sfortunata, vedete la giovane, Maria Giovanna Scrivo, è il luogo del drammatico incidente.
E ancora l'incontro ludopatia vertice per riformare la legge, il 19 tavolo con l'associazione degli esercenti e la regione. Alcune delle norme sono da cambiare, andiamo ad occuparci di quelle che sono le altre notizie. La lettera Noemi come il mio Antonino, le parole della madre del bimbo ferito da un proiettile vagante nel 2008. A Napoli come in Calabria questi non sono uomini, sono vigliacchi senza dignità. E ancora quel 6 giugno di sangue e paura a Melito Porto Salvo. Vedete, il genitore della piccola Noemi ferita nell'agguato di Napoli. Qui Stefania Gurnari, madre invece di Antonino Laganà. Vi ricordate la storia di questo piccolo? Innocenti testimoni della violenza criminale. Mi piacerebbe incontrare la famiglia, dice Stefania Gurnari. Andiamo avanti, parliamo di agricoltura. Pagina numero 11, l'etichetta diffama le eccellenze. L'allarme di Coldiretti sui sistemi di etichettatura previsti dalla FAO. In questo modo prodotti genuini come l'olio bollati per alto contenuto di grassi. Vedete Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. È un attacco all'agricoltura italiana di qualità indiscussa. Poi ancora, per quanto riguarda le news del territorio, questa volta a Gerace, case occupate da abusivi, 33 denunce, notizia che avete potuto leggere anche sul nostro portale, le nostre pagine Facebook in tempo reale nella giornata di ieri. 33 persone sono state denunciate dalla stazione Carabinieri di Gerace nell'ambito di un'indagine relativa all'occupazione degli alloggi popolari siti in quel comune, in località Largo Piana. Per quanto riguarda Gazzetta, proseguiamo perché ci occupiamo del diario della memoria, inserito nelle pagine di primo piano, gli appelli del padre per riavere il corpo. L'architetto Augusto Rancilio, rapito il 2 ottobre 1978 e ucciso sull'Aspromonte da uno dei suoi carcerieri. L'inviato del giorno, Gabriele Moroni, racconta il timore degli imprenditori del nord che giravano sempre armati. Vedete qui in questa foto la sede della Fondazione Augusto Rancilio a Villa Arconati, accanto il giovane architetto ucciso. Diario della memoria a pagina 12 e pagina 13. Noi ritorniamo ai fatti più importanti della giornata e lo facciamo subito con questa notizia di pagina 16 per parlare di salute. Nefrologia, una giornata di studio. Iniziativa formativa promossa dall'Ordine dei Medici insieme al GOM. Le malattie renali sono un problema sociale se non trattate in maniera adeguata. E ancora arte, Ilaria Centorrino alla fase nazionale al Conservatorio, il concorso Giovani Talenti Femminili della Musica, organizzato a Reggio dall'iniziativa voluta d'Italia. Per quanto riguarda, vedete, Ilaria Centorrino qui con la giuria, e noi proseguiamo ancora con i temi che riguardano il quotidiano, ma soprattutto ci occupiamo di Terrenica e poi i temi del territorio con Locride e Piana. Bagnara, IMU, tassi, tariffe da adeguare. Bagnara aperta, torna all'attacco dell'amministrazione. Paventato un nodo sentenze, molti ricorrenti pretendono un'imposta corretta. Critiche a Maceri sul bilancio, qui il municipio di Bagnara Calabra in foto. A Villa San Giovanni invece scuola elementare, i lavori si avvicinano, tra 60 giorni l'intervento sulle barriere architettoniche a pezzo. Poi di spalla Pompieropoli a Bagnara Calabra, le lezioni di sicurezza per questa importante iniziativa. A Villa San Giovanni i ragazzi dell'alberghiero ospiti invece in Senato. Ad accogliere al Palazzo Madama il senatore forzista Marco Siclari, incontro con la presidente Casellati che ha lodato gli studenti per i loro risultati. Il forzista, un onore, dice, poterli ricevere. Vedete gli studenti dell'Istituto Alberghiero con il senatore di Forza Italia Marco Siclari e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Continuiamo con la Grecanica, Bova Marina Comunali 2014, il GIP archivia. Nessun reato commesso da Autelitano, Scordo, Pansera e Palamara. I quattro consiglieri di allora non erano incompatibili per presunti debiti. Vedete Pino Autelitano, Giuseppe Pansera, Anna Scordo e Palmiro Palamara in foto. San Lorenzo, piccolo centro del Regino, accolto l'appello di Don Zampaglione per la viola. Motta San Giovanni, il rabbino all'antiquarium, visita ai reperti dell'ultima campagna di scavi. E poi a Roccaforte
del Greco, restyling, strade deteriorate, consegnati i lavori, restyling per alcune strade comunali bistrattate dagli eventi calamitosi degli ultimi anni a Roccaforte del Greco. Siamo già alle notizie che riguardano il comprensorio, la Locride, i temi che riguardano subito Gerace, casse popolari occupate e deturpate, l'approfondimento all'interno, indagine Borgo condotta dai carabinieri coordinati dalla procura di Locri, denunciati in 33 per invasione di edifici, coinvolti anche due dipendenti comunali. I carabinieri della stazione di Gerace hanno denunciato 33 persone per l'occupazione delle locali case popolari. In circa 9 mesi di indagine, i militari d'allarme hanno accertato l'invasione senza titoli degli edifici località Largo Piano di Gerace da parte degli indagati. Ci sono coinvolti, lo dicevamo, due dipendenti comunali, qui il Palazzo di Giustizia di Locri. Per quanto riguarda invece Siderno, centro polifunzionale nel degrado e lo specchio della realtà cittadina, Forza Italia attacca la gestione commissariale, inconcepibile. A Monasterace, Murdolo, l'altro modo di amministrare il paese, la squadra del candidato sindaco alternativo a Cesare De Leo si presenta in biblioteca, vedete la squadra di Murdolo si presenta così in biblioteca, manca veramente poco al rinnovo del consiglio comunale di Monasterace e di tanti altri comuni. A proposito di questa prima serata dedicata alle elezioni di Cittanova e Stignano, con due puntate questa sera sul nostro canale, tutte da seguire con i faccia a faccia e i candidati a sindaco. Fermiamo il colpo di Stato, la nuova questione democratica italiana, la lettera, questa è l'altra voce dell'Italia, è il titolo di apertura. Noi lasciamo l'altra voce e sfogliamo l'interno dell'inserto per quanto riguarda l'altra voce del quotidiano, per arrivare subito a quelli che sono ancora le notizie del comprensorio, in questo caso ancora l'altra pagina della Locride, per poi parlare anche di piano. Andiamo ad Africo, Siviero, sopralluoghi in Aspromonte, partirà a giugno dal Regino la Tre Giorni Calabrese del Poeta dei Ponti, sud volano dei traffici d'Europa e la convinzione del noto ingegnere accademico. Vedete questa bellissima veduta, uno scorcio da Aspromonte, famose le sue battaglie contro l'abbattimento del Morandi di Genova, vedete Enzo Siviero in questa foto. Bruzzano Zaffirio, notizia a firma di Agostino Belcastro, la seta, personalità eccellente. Premio internazionale in Romania conferito allo scultore per l'attività artistica. Vedete la cerimonia di premiazione di Rosario La Seta avvenuta a Cosenza. Adesso i temi che riguardano la piana, l'apertura, Gioia Tauro, la triplice, programma il futuro. CGIL e CISL e UIL a confronto sul territorio con esecutivi unitari. Prosegue il percorso comune, al centro il lavoro e le infrastrutture indispensabili. E ancora Taurea 9, LSULPU, Will Temp sferza Scionti, critiche sulle mancate stabilizzazioni dei precari ventennali. Princi afferma si adotti una nuova delibera di fabbisogno di personale. Vedete qui il municipio di Taurea Nova in foto. A Maropati, lo anticipavamo nei titoli di apertura, niente sorveglianza per Ammazzagatti, revocata infatti la misura. Ci occupiamo adesso di Taurea Nova, pagina 23, festa del libro, terzo capitolo. Da venerdì ritorna l'importante kermesse letteraria. Nel sottotitolo la città si trasforma in capitale della cultura con 34 appuntamenti. In qui un momento della conferenza stampa di presentazione dell'evento, alla presenza tra l'altro, come vedete dalla foto, del sindaco della città di Taurea Nova Scionti. A Polistenale, a Rechichi, cala il sipario sulla stagione concertistica. Gioia Tauro, studenti a lezioni di tutela ambientale, presentato anche il volume Destino del Mediterraneo di Domenico Nunnari. Lega Navale e Rotary di Palmi hanno coinvolto gli alunni del Paolo VI Campanella, vedete i relatori del convegno in questa foto ricordo. Palmi, bisarche in fiamme sull'autostrada, il mezzo pesante era carico di auto, ignote intanto le cause, vedete la bisarca distrutta dalle fiamme, grande incendio nella notte sull'autostrada 2 del Mediterraneo dove un tir ha preso fuoco durante il viaggio. Andiamo ad occuparci adesso della parte finale, di prima parte della nostra rassegna stampa, di elezioni ancora nella piana, programma che nasce dal basso, il candidato lì
Lino Cangemi, questa foto propone un taglio netto con il passato, la parola d'ordine e innovazione in tutti i campi seccono alla criminalità. Vedete il candidato a sindaco Lino Cangemi, si vota Gioia Tauro, tra i vari obiettivi quello di arrivare a rifiuti zero, e questa è la lista Innova Gioia Tauro. Per par condicio ogni giorno il quotidiano dedica una pagina ai candidati a sindaco. La pagina di Vibo per parlare di giudiziaria, Cassazione, processo Genesi, arriva l'epilogo. A 19 anni dai fatti si chiude definitivamente il processo contro i Mancuso, confermati i verdetti di condanna di secondo grado per 5 imputati su 6. Pantaleone, l'ingegnere, torna intanto in appello. 'Ndrangheta di spalla, morto il pentito Cricelli. Non ci sono altre notizie importanti. Spazio adesso allo sport per questa parte finale di prima parte insieme al quotidiano del sud. La Roma scarica De Rossi, capitan futuro lascia i giallorossi, ma non il calcio, voglio continuare. Molto probabilmente Daniele De Rossi andrà all'estero a giocare, questa è la conferenza stampa d'addio. E ancora panchine bollenti, Conte e l'Inter sempre più vicini, l'ex commissario tecnico ricostituirebbe il sodalizio con Marotta. Juventus, in giornata è previsto invece l'atteso incontro tra Allegri e Agnelli, si saprà se Allegri continuerà ad essere l'allenatore della Juventus, campione d'Italia. Le calabresi, sarà un Crotone più giovane, si pensa già al futuro della squadra pitagorica dopo la permanenza in Serie B. Cosenza, fase invece di pianificazione, si attende l'incontro tra il presidente Guarascia, il direttore sportivo Trinchera e il tecnico Braglia. Comunque è probabile che Braglia rimanga sulla panchina del Cosenza dopo l'ottimo lavoro svolto in questa stagione. Regina nell'inferno di Catania, è la sera di Catania Regina, una serata di grande calcio, quello del Massimino in terra sicula. La Regina vuole vincere per proseguire il sogno playoff, il secondo turno playoff, gli amaranti hanno l'obbligo della vittoria. Cevoli, abbiamo poco da perdere, loro sono più preoccupati, diremo la nostra, dice il tecnico. Giocherà Dumbia con Bellomo in avanti, in difesa ritorna Gasperetto, a centrocampo c'è la riconferma di Zibert per una Regina che vuole fare bene anche in Sicilia. Michele Vitale con il vizio del gol eccellenza, domenica ha punito l'Olympic, l'anno scorso a segno con la Palmese, 8 reti in questa stagione per il forte centrocampista della Reggio Mediterranea che adesso viene seguito sul mercato. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, si completa la prima parte della nostra rassegna stampa di oggi, era il quotidiano del Sud, e continuiamo la nostra diretta, lo facciamo con i temi che riporta Gazzetta all'interno, le pagine regionali Calabria. Ci stiamo già arrivando perché ci sono tante notizie che riguardano soprattutto la sanità, la politica e la cronaca giudiziaria, e soprattutto il terribile incidente avvenuto nella vallata dello Stilaro con la morte di una giovane 24enne. Ma andiamo con ordine perché apriamo subito con la notizia di apertura. Vedete, la regione vuole l'ultimo stipendio percepito da Scura, il dipartimento personale ha incassato oltre 10.000 euro pur avendo lavorato solo 7 giorni. L'ex responsabile replica, ho diritto alla mensilità di dicembre e gennaio. Vedete contrasti sempre accesi, qui il governatore Mario Oliverio e l'ex commissario Massimo Scura. Duello invece tra Movimento 5 Stelle e Lega sull'emendamento anti-raccomandati. L'esame del decreto in commissione è iniziato la notte scorsa, a Montecitorio l'esame delle proposte. La sfida di Forza Italia con 1 miliardo da restituire in 30 anni, la Calabria uscirebbe dall'emergenza. Sanità, la Grillo vaglia i nomi dei direttori generali con Oliverio, scontro istituzionale. Il ritardo nella nomina dei manager e della sanità dovuto alle valutazioni del governo. Il presidente chiude alla concertazione con Cotticelle e Shell, la giunta impugna le nuove norme. E ancora per quanto riguarda Gazzetta del Sud, voltiamo pagina, rimaniamo nelle pagine regionali Calabria, Forza Italia si scaglia contro Nicola Morra, intervenga Mattarella. Il caso dunque, scontro bollente sull'affare Cosenza, Gasparri, Brunetta, Sisto e Mangialavoro al fianco di Mario Chiuto, sindaco della città di Cosenza. Vedete Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, e qui Mario Chiuto, sindaco di Cosenza e candidato alla guida per Forza Italia alla regione Calabria in vista
del voto regionale di fine anno. Ai morti un elisir di lunga vita nella locre dell'ennesima truffa. Continuavano a intascare le pensioni dei parenti deceduti, 15 denunciati alla procura. La notizia che oggi domina e fa eco all'interno di Gazzetta del Sud e non solo. Sotto accusa anche 19 impiegati comunali e medici. La Guardia di Finanza ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti. Verifiche a ritroso fino al 2010. Le fiamme gialle hanno passato al setaccio la documentazione di ben 6.000 persone. Continuiamo la festa della varia in Senato, domani alle 12, presentazione dell'evento che si svolgerà in estate a Palmi. E noi proseguiamo la pagina di Reggio, lo dicevamo prima, già al lavoro il prefetto Mariani, spero di essere utile, dice il nuovo prefetto che sostituisce Di Bari. Ieri il primo incontro con il sindaco Falcomatà, i vertici della magistratura e delle forze dell'ordine. Conosco la Calabria, dice Mariani, e questo mi aiuterà ad impegnarmi al meglio. Vedete l'insediamento, il nuovo prefetto Massimo Mariani con il sindaco Giuseppe Falcomatà, proprio all'ingresso della prefettura di Reggio Calabria. Leoni ha sospeso il pignoramento contro il comune. Cambiamo argomento. Palazzo San Giorgio può gestire le risorse. Somme bloccate in seguito alla procedura esecutiva, ora di nuovo congelata. La raccolta dei rifiuti continua ad andare avanti a singhiozzo per i problemi negli impianti. In questa foto una discarica, l'attività di bonifica delle aree periferiche cittadine. Questa è una delle tante foto che arriva dal Regino, dove purtroppo sono tante le discariche a cielo aperto, come si evince da questa foto. Parliamo di depurazione, spirale sui pagamenti, ma i licenziamenti restano in piedi. Ieri il vertice sulle somme dovute, atteso il faccia a faccia tra curatori e organizzazioni sindacali, appello intanto alla prefettura per far garantire la continuità del servizio. CGIL e CISL e GUIL denunciano ancora la grave situazione del settore e chiedono interventi urgenti. Andiamo ancora avanti, questa volta con la pagina di Reggio, parliamo di psichiatria. La protesta esplode, momenti di altissima tensione ieri tra i manifestanti e i commissari dell'azienda sanitaria, non percepiscono lo stipendio da dicembre. In serata le prime parziali schiarite comunque, lavoratori in attesa di conoscere soprattutto il loro futuro. Momenti di altissima tensione, come dicevamo, era stata minacciata anche la sospensione dei servizi per la mancanza di risorse finanziarie. Ma pare che in queste ultime ore, dopo la protesta, ci sia una schiarita sulla vicenda. I medici di famiglia mettono in mora invece l'ASP. La FIMG chiede gli arretrati. Anche qui problemi per i pagamenti per gli arretrati. Pronti i decreti ingiuntivi sulle somme dovute ma non liquidate ormai da mesi. Battagliero come sempre, vedete Bruno Cristiano in questa foto, è segretario della FIMG. Andiamo ad occuparci adesso dei temi che riguardano subito la provincia. Andiamo a dare un'occhiata adesso sempre all'interno con la Tirrenica, così ci occupiamo di Piana per poi dare spazio ai temi attesissimi del comprensorio. Villa Pietrosa in gestione diventerà un centro culturale a Parmi. Presentato il progetto di valorizzazione dell'intera area, previsto l'ingresso a pagamento per coprire le spese. Vedete, Villa Pietrosa fu la casa di Leonida Repaci e della moglie Albertina. A Maropati revocata sorveglianza speciale dopo 3 anni. Riunione invece a Palmi a confronto i Lions della circoscrizione, discussi gli obiettivi raggiunti durante l'anno di attività associativa. Ed è qui la riunione del club della circoscrizione delle Lions. Zingaretti ricorda Walter Shepsta Orianova, 15 anni dalla scomparsa del dirigente della sinistra giovanile. E poi a Polistena si conclude la stagione concertistica delle Rechica. Deglianova, altro centro della Piana, ordinanza per il taglio dei rami pericolosi emessa dopo il sopralluogo dell'Arsac Calabria sulle alberature nel centro. Vedete la commissione straordinaria, Buda, Pennisi e Giannelli. Il maggio dei libri al centro servizi e la manifestazione Teoria Nova Legge si svolgerà dal 17 al 19. Incontri culturali, conferenze, laboratori, workshop e soprattutto mostre. Proseguiamo ancora pagina 33, vi segnaliamo questo servizio che arriva da Palmi a firma di Francesco Altomonte. Acquisiti agli atti di provvidenza i nuovi verbali del pentito Trunfio. Il processo riguarda i clan Piromalli e Molè di Gioia Tauro, alleati fino all'omicidio di Rocco Molè. Almeno uno contiene informazioni inedite sulle due famiglie. Vedete, l'omicidio Molè, secondo il pentito Francesco Trunfio, fu opera dei Piromalli. E ancora a fianco ricostruito il percorso dell'auto dei
Serial Killer di Francesco Bagalà. Il delitto del Natale 2012 a Gioia Tauro. Giuseppe Bradimarte è considerato il mandante, Gentile uno degli esecutori. Mesi di lavoro per prendere grasso, ci occupiamo adesso di cronaca, le indagini dei carabinieri dietro la cattura del boss latitante di Rosarno. Assieme ad altri sei indagati era sfuggito all'arresto nel blitz del 9 luglio del 2018. A Rosarno, casse nuove, rifacimento delle strade. Il comune di Rosarno impegna la somma finanziata dal ministero. Il progetto definitivo di messa in sicurezza ammonta a 89.000 euro. In questo fotino, rione case nuove, rifacimento del manto stradale di alcune vie. Sorrenti, presidente del Consiglio. Andiamo a Candidoni, piccolo centro della Piana. Eletta a Candidoni in sostituzione di Mamone, nominato vice sindaco. Approvati all'unanimità il bilancio consuntivo e alcune opere pubbliche. Ed Emanuela Sorrenti è stata eletta presidente del Consiglio Comunale. Settimana della musica al Bosco a Rosarno. I bimbi della scuola dell'infanzia coinvolti nel progetto. Con l'aiuto delle docenti hanno offerto un saggio della loro bravura. Vedete, settimana della musica, la bella iniziativa in capo a Rosarno. Saranno qui i bimbi della scuola dell'infanzia del Bosco. Siamo nella parte finale della rassegna stampa, pagina 34, ancora tirrenica, la segnaletica, gioia e una giungla. Al volante per attraversare la città tra pericoli, indicazioni inesistenti o contraddittorie e mancati interventi degli enti competenti. Un'intersezione priva del senso unico, a un semaforo lampeggia il verde quando è rosso. Vedete via Stella Polare, il cartello con le due frecce è un pezzo di lamiera dipinto. Quell'incrocio sulla provinciale 1 con precedenza e stop a destra, numerosi rischi che si corrono dal quadrivio sbaglia verso Rizzicone. Vedete la strada provinciale, il segnale stradale scorretto, sorretto da una lamiera ormai obsoleto. Sul ponte Petrace in autocarro, e questo è il punto di domanda, sì, ma soltanto in una direzione. Vedete ancora per i bolidi in via Toscanini servirebbero dei rallentatori a bande sonore. E poi i cartelli stradali ti abbandonano e rischi di ritrovarti contromano. Di fronte al comune, sempre Gioia Tauro, si parcheggia in divieto di sosta, veramente invisibile. Qui per esempio una via importante di Gioia Tauro, via Trento, non sembra, ma si può svoltare anche a destra. Andiamo ad occuparci di Ionica, siamo nella parte finale, ci occupiamo di territorio. Mamma Stefania rivive l'incubo in Noema, un rivisto Antonino dice, Melito, la storia atroce di Napoli come il dramma del 6 giugno 2008 in piazza Santuario. Vedete Stefania Gurnari e il piccolo Antonino Laganà, qui il luogo della sparatoria di Melito, sotto il folle sparatore invece di Napoli. Perché dopo 11 anni stiamo ancora a raccontare di una bambina ferita durante un agguato mafioso? E poi Gaddico e le mamme fotografe per la donazione del cordone Locri, vivo successo della festa in ostetricia. Vedete qui Giulia Audino, la presidente del Gaddico, con le sue collaboratrici. Bovalino Bagnara, una priorità per il territorio. Sergi, uniti per crescere, torna a sollevare la questione della trasversale rimasta incompiuta. Costruirla, dice, significherebbe far compiere un grande passo in avanti alla tutela del diritto alla mobilità dei cittadini. Sarebbe fondamentale, secondo Sergi, per i centri interni di Santa Cristina, Natile di Careri, San Luca e soprattutto Platì. Occupavano case Aterpe con complici in comune. Gerace, 30 persone sono state denunciate. Alcuni abusivi avevano anche pensato bene pure di ristrutturarle. Vedete, case occupate abusivamente con complicità anche interne. Strade di Polsi, l'assessore risponde ad Avi e Bartolo, che sono i due candidati a sindaco in vista del voto amministrativo di fine maggio nella città di Corrado Alvaro. San Luca Musmanno, tra qualche giorno, dice l'assessore regionale, lo sgombero dalle neve e giorni il bando definitivo, inizio dei lavori nella primavera del 2020, soddisfazione con qualche riserva di entrambi gli aspiranti sindaci. Vedete Roberto Musmanno, assessore regionale alle infrastrutture. A Bova la sfida di Zerilli si chiama legalità. Mostre idee chiare, il più giovane candidato a sindaco della storia del paese, a soli 28 anni. Conosco i problemi dei cittadini, vogliamo chiudere con la vecchia politica e dare una speranza a tutti coloro che scelgono di rimanere. Si eviteranno le spese non strettamente necessarie e si cercherà di diminuire le aliquote fiscali. Vedete la presentazione, l'incontro con il giovane candidato Andrea Zerilli, solo 28 anni, la prima volta da candidato a sindaco. Monteleone punta sui borghi e viabilità
località, un altro comune dove si voterà a Sant'Ilario dello Iogno. I candidati saranno nostri ospiti la settimana prossima, proprio quando mancano pochi giorni alla chiusura della campagna elettorale. Sono i due candidati a Sant'Ilario. Monte Leone intanto punta sui borghi e viabilità, la lista della continuità, impegno e valorizzazione, il borgo di Condoianni, gioiello inestimabile. Vedete Giuseppe Monte Leone, l'attuale vice sindaco, con i suoi candidati sfiderà Giuseppe Palmisani, anche lui ex sindaco tra l'altro della città di Sant'Ilario. L'idea di Campisi, la moneta comunale, ardore per incoraggiare gli acquisti all'interno della comunità, nei progetti anche un emporio solidale per i bisogni delle famiglie. Giuseppe Campisi è stato già primo cittadino di Ardore prima dello scioglimento del consiglio comunale, è stato poi comunque sindaco per due consigliature. Candia, i propositi per il terzo incarico. Stignano, i progetti dell'attuale primo cittadino che punta alla conferma. Seguiremo stasera il faccia a faccia, saranno nostri ospiti nei nostri studi Francesco Candia, l'altro candidato, sono due dunque le liste. A Stignano si voterà il 26 maggio, politiche dell'accoglienza avanti purché compatibili con le possibilità dell'ente, ha detto a chiare lettere Francesco Candia, che ricordiamo anche presidente dell'assemblea dei sindaci della Locride. Siamo veramente nella parte finale, la pagina numero 37, omicidio di Vincenzo Femia, Sestito e Pizzata non colpevole. La giudiziaria adesso con Rocco Muscari, condanne cancellate dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, giudicate insufficienti le dichiarazioni di Cretarola. E poi a Stilo Mangiatorella sarà riparata la strada provinciale, lo dice Ugo Fanco, perché il città metropolitana ha accolto l'appello dei lavoratori della Mangiatorella per un intervento immediato sulla strada provinciale 9, molto pericolosa, ricordiamo, nel tratto Pazzano-Mangiatorella, la strada che quotidianamente percorrono per raggiungere soprattutto il posto di lavoro. Una 24enne di Stilo esce di strada e muore, vedete la tragica notizia che arriva da Pazzano, questo tragico incidente sull'ex statale 110. Maria Giovanna Scrivo ha perso il controllo, forse a causa dell'asfalto viscido, stava piovendo nella vallata dello Stilaro nella giornata di ieri. Qui Maria Giovanna Scrivo in questa foto tratta da Facebook, rivolta di Sant'Ilarione, reprimenda del Vescovo. Caulonia, Monsignor Oliva, arroganza e prepotenza dopo le critiche e le polemiche. Qui la processione, l'uscita della chiesa della statua del santo patrono di Caulonia, Sant'Ilarione Abate. Bergamotto, medaglia in attesa, arriva da una catena alberghiera, un risotto preparato con l'agrume è risultato il piatto più apprezzato, vedete, tipicità del Regino, il bergamotto. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti, il tempo ancora temporali sparsi oggi in Calabria, dice il meteo. La rassegna stampa invece ritornerà puntualmente domani 13.30, il nostro TG News con tutti i fatti della giornata, e questa sera dalle 21.30 serata di confronti sul nostro canale con i comuni dove si voterà il 26 di maggio. Si inizierà con Cittanova e poi si proseguirà con Stignano con i candidati a sindaco in questo faccia a faccia che ci accompagna ormai verso la conclusione della campagna elettorale. Tutto questo nella puntata di Al Voto nella prima serata firmata Telemia sul canale 85 per tutta la Calabria. Grazie perché ci avete preferito anche oggi, a tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci. Ciccio Diano, calzature dal 1951.
Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole. Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, Contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore Gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano.